Deleghe revocate in comune a Pescara, sono ore importanti queste per il futuro della nuova giunta Alessandrini. Si parla di faide interne al PD, di poltrone, lo dice soprattutto ovviamente nel gioco delle parti l'opposizione. E qual è la verità? Ma non c'è nessuna faida nel partito, c'è soltanto l'esigenza al Comune di Pescara, da parte del sindaco, ma di tutta la maggioranza e del partito, e l'esigenza è quella di ridare un nuovo impulso all'azione amministrativa della città di Pescara, del Comune, secondo poi il programma di mandato che insomma, è stato approvato all'inizio della consigliatura. Si tratta solo di mettere a punto una squadra, una strategia che possa dare poi i risultati che sono quelli di portare a termine i compiti più importanti e anche risolvere i problemi di questa città. Questa è l'iniziativa che si sta portando avanti. Oggi ci sarà l'assemblea del Partito Democratico di Pescara, si discuterà serenamente, ma si discuterà soprattutto delle linee politiche e programmatiche, cioè di cosa fare per i cittadini, e non è un problema assolutamente né di poltrone né di sgabelli. Qualche assessore però probabilmente, anzi quasi certamente, non verrà riconfermato. Poi d'altronde sempre nel gioco delle parti bisognerà, tra virgolette, accontentare le varie anime del centro-sinistra. Ma questo è, come dire, appannaggio totalmente del sindaco, perché sapete tutti che la nomina di assessori o la revoca è un suo, diciamo, una sua prerogativa, perché sono collaboratori del sindaco. Certamente si terrà conto di tante altre cose, ma insomma alla fine quello che è il compito del partito è di delineare e indicare quali sono le strategie a medio e lungo termine per il bene esclusivamente della città e dei cittadini di Pescara.